Salve a tutti ragazzi, un saluto da Andrea Mereu, operativi come sempre. Siamo tornati con questo nuovo intervento, ragazzi, il classico intervento dedicato alle pagelle dei rossoblù. Ovviamente mi sto riferendo alla partita di ieri sera tra Cagliari e Fiorentina. Andiamo subito quindi con le valutazioni e le motivazioni. Partiamo da Cragno, a cui ho dato un 7. A testimoniare che c'è qualcosa che non va è proprio il fatto che per la terza volta consecutiva risulti essere uno dei migliori in campo. Ottimi interventi da Alessio, specialmente nel primo tempo, dove impedisce prima a Simeone e poi a Chiesa di segnare. Nulla poi invece sul gol di Babacar. Romagna, voto 6 più. A mio modo di vedere, il migliore del pacchetto arretrato. Impreciso nella fase di impostazione, riesce però a contrastare ottimamente chiunque capiti dalle sue parti. Una delle poche note liete nella partita di ieri sera. Andreoli, voto 5. Il suo voto è determinato, e non potrebbe essere diversamente, dall'errore che commette sul gol della Fiorentina, dove si perde completamente Babacar. Purtroppo non è la prima volta che incappa in errori simili. Pisacane, voto 5,5. Partita di sofferenza per Fabio, che deve gestire un cliente complicato come Chiesa. Il problema è che il giovane Viola ha sempre la meglio, andando al cross o al tiro con troppa facilità. Al posto di Pisacane, negli ultimi minuti, Marco Sau, a cui ovviamente non ho dato un voto. Van der Wiel, voto 6 meno. Il meno è determinato dalla inesistente apporto in fase di spinta. Per il resto, buona prestazione in fase difensiva. Barella, voto 5. Totalmente irriconoscibile rispetto ai canoni a cui ci ha abituato. Frutto sicuramente di una confusione tattica generale che lo porta prima ad essere mezzala e poi regista. Inoltre è troppo nervoso nei confronti dell'arbitro per delle scelte del direttore di gara a suo avviso non corrette. Quando confusione e nervosismo prendono il sopravvento, i risultati non possono certo essere positivi. Cossu, voto 4. Gli do 4 e non di meno perché è Andrea Cossu, uno che per il Cagliari ha dato e continua a dare l'anima. Il problema è che 3-4 anni fa era supportato da una condizione atletica ottimale per giocare in Serie A. Oggi invece non più. Zero colpe per Andrea, che una volta chiamato in causa non si è tirato indietro. Tante colpe invece per Lopez, che l'ha voluto inserire dall'inizio in una posizione fondamentale per l'economia del gioco rossoblù. Al suo posto è entrato Farias, a cui ho dato 5. A parte un pressing e un intervento in scivolata su un difensore viola all'inizio del secondo tempo, non si vede praticamente mai. Il suo innesto avrebbe dovuto portare propositività alla manovra rossoblù, ma l'effetto è tutto fuorché quello. Ionita, voto 5. Partita semplicemente insufficiente del Moldavo, che non riesce ad essere efficace sia in fase di pressing che in fase di possesso palla. Al suo posto entra Faragò, a cui ho dato un 6. Con lui in campo il Cagliari sembra trovare un po' più di ordine tattico rispetto a prima, ma il suo ingresso non incide in relazione ad una maggiore propositività. Padoin, voto 5,5. Come sempre, prova a dare una mano in fase di ripiego, anche se con un Chiesa così straripante neanche il suo apporto risulta essere utile. Inesistenti invece in fase propositiva, se non negli ultimi 10 minuti. Comunque, troppo poco. João Pedro, voto 3. Lo dico tranquillamente, questo è un voto punitivo, visto la sciocchezza che compie sul fine del match quando si fa espellere dal campo per un pestone gratuito rifilato a Chiesa. Tale ingenuità probabilmente ci priverà di Joao per 2 o 3 turni. Per il resto, partita inconsistente del brasiliano. Pavoletti, senza voto. Potrete essere d'accordo o meno, ma per me giudicare con un voto Leonardo sarebbe sbagliato e ingiusto nei suoi confronti. Pochissimi palloni giocabili per l'attaccante, che prova disperatamente a vincere contrasti aerei con i difensori viola sugli innumerevoli lanci lunghi che partono dalla difesa rossoblù, senza però avere mai la meglio. Ovviamente ho dato un voto anche a Lopez, Lopez voto 4. Non posso non punirlo questa volta. Due errori fondamentali. Prima di tutto l'atteggiamento troppo rimissivo della squadra. E ovviamente poi, seconda battuta, l'aver pensato a Cossu per sostituire Cigarini. Prova a cambiare il trend nel secondo tempo, ma i cambi non risultano avere effetto sulla mentalità della squadra. Che fine ha fatto il Cagliari, che ben figurò ad esempio contro l'Inter, nonostante la sconfitta poche giornate fa? Ovviamente queste, ragazzi, sono le valutazioni mie personali sui giocatori e su Mister Lopez. Come sempre voglio sapere che cosa ne pensate voi delle mie pagelle, e soprattutto voglio sapere le vostre pagelle. Fatemele quindi pervenire commentando qui sotto il video. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale YouTube se non l'avete ancora fatto, e ovviamente noi ci vediamo presto con altri nuovi interventi. Un saluto a tutti e ovviamente forza, che siete tutti. Ciao ciao!